Buon pomeriggio, buona domenica a tutti. In apertura lo avete sentito, il calcio che non vi vorremmo mai raccontare. Altissima attenzione a Salerno, dove in una città blindata il derby della Rechi di prima divisione tra Salernitana e Nocerina, in programma alla mezza, è iniziato in ritardo e poi è stato sospeso. Colpiti dal divieto di trasferta, i tifosi ospiti avrebbero minacciato i giocatori della propria squadra, intimando loro di non scendere in campo. Le ultimissime notizie da Anello Di Costanzo. Una brutta pagina per lo sport italiano. Le minacce di un gruppo di ultra hanno fatto fermare l'atteso derby campano-salernitana-nocerina di prima divisione, previsto per le 12.30. I giocatori della Nocerina si sono rifiutati di scendere in campo per le minacce ricevute stamane da un gruppo di loro sostenitori, che contestavano la decisione del questore di Salerno di vietare la presenza allo stadio Arechi dei tifosi molossi. Secondo le indagini delle forze dell'ordine, circa 400 supporter della Nocerina avrebbero intimato nel ritiro di Mercato San Severino, una cittadina in provincia di Salerno, i giocatori rossoneri a non scendere in campo. Solo dopo una lunga riunione tra il questore di Salerno e i dirigenti dei due club si è deciso di far scendere in campo le due squadre alle 13.15, 45 minuti dopo l'orario programmato. All'inizio della partita un ulteriore giallo. Dopo pochi secondi l'allenatore della Nocerina ha sostituito ben 3 giocatori. Altri 5 calciatori sono usciti subito per presunti infortuni. Automaticamente quindi la partita è stata sospesa, perché da regolamento una squadra non può restare in campo con solo 6 uomini. Certamente una brutta pagina di sport, fatta di intimidazioni e ricatti. Pagina sulla quale torneremo naturalmente nella prossima edizione, perché è un episodio del quale non si ricordano precedenti analoghi.